Buonasera ragazzi e benvenuti nel mio canale Allevamento Amatoriale di Raffaele Esposito. Prima di iniziare con il nuovo video, vi invito ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina. Buonasera ragazzi e benvenuti nel mio canale Allevamento Amatoriale di Raffaele Esposito. Beh ragazzi, oggi pulendo le gabbie dei novelli mi sono imbattuto in questo piccolo diamante rugicauda che, come notate, ha l'anellino verde. Praticamente questo è uno dei piccoli che è nato a settembre-ottobre, quando non erano ancora arrivati gli anellini 2021, e quindi è stato anellato con l'anellino verde. Beh, non so se avete notato qualcosa di strano, ma io ho notato una cosa che altri piccoli rufi cauda non mostrano. E volevo farvelo vedere. Non so se penso ai livelli selettivi sia un difetto. Non credo sia un qualcosa di nuovo, non lo so se voi in questo momento riuscite a notare. Vi ricordo che è un diamante rubicauda, ha muta ultimata ormai, perché la maschera ormai è quasi del tutto completa, è una femminuccia e gli manca qualcosa nel piumaggio. Beh, ragazzi, gli mancano i pallini ed è strano, sapete perché? Perché vi ho detto che è muta completata, perché di solito i diamanti rubicauda quando iniziano a mutare gli escono prima i pallini sul corpo e poi iniziano a colorare la maschera. Lei ha colorato la maschera, ma non ha messo i pallini. Volevo delle info da qualcuno più esperto di me della specie, se potesse io penso sia, non credo si possa definire nuova mutazione, ma credo più sia un errore genetico, anzi un difetto più che altro, perché non ha proprio la presenza di pallini. Cioè, io capisco che ai livelli selettivi ce ne siano meno, ma non mi spiego il perché della mancanza totale. Quindi, se qualcuno di voi può delucidarmi su questa cosa, perché è l'unico soggetto in tanti anni di allevamento. Sì, era capitato che dei soggetti ne avessero di meno, ma non la completa assenza. Quindi, tra l'altro, noto che un piumaggio è molto più scuro rispetto agli altri. Addirittura fratelli o comunque altri esemplari. Quindi, non so, aspetto qualche delucidazione da chi è più esperto di me sulla specie. E magari se ne so di più, vi aggiorno al prossimo video. Ciao a tutti!